molto rapida, perché abbiamo sviluppato con le organizzazioni sindacali il confronto nel merito delle materie che avevamo messo all'ordine del giorno nella riunione precedente, le abbiamo affrontate più puntualmente, definendole quindi in qualche misura i perimetri e le problematicità. Poi ci siamo cambiati delle opinioni, ma che sono le opinioni che riguardano noi e riguardano le organizzazioni sindacali, che sono il materiale sul quale si sviluppa il confronto. Quindi sono elementi che noi utilizzeremo in questi giorni per fare gli approfondimenti di merito sulle specifiche situazioni che abbiamo analizzato e naturalmente poi continueremo il lavoro. Io non ho commenti da fare se non che mi pare un buon metodo di lavoro, stiamo facendo passi avanti, nel senso che andiamo dentro le materie, cerchiamo di coglierne tutti gli elementi di potenzialità e di problematicità e naturalmente su questo versante ci sono posizioni convergenti e posizioni divergenti, ma naturalmente è questo, come dire, la natura di un confronto e quindi è del tutto ovvio che in questa fase, che è una fase appunto di lavoro, di predisposizione dei materiali, di approfondimento, ci siano appunto punti sui quali siamo più vicini e punti sui quali siamo meno vicini, mettiamola in questi termini. Quindi la conclusione della discussione di oggi è: andiamo avanti con questo confronto, abbiamo definito le materie, i termini che abbiamo oggi, più materiali di ieri su cui lavorare. Nei prossimi giorni daremo seguito agli altri incontri che avevamo preventivato, quindi quello ancora sulla previdenza ma riferito alle pensioni in essere, quindi oggi abbiamo ragionato solo della parte pensionandi, cioè delle pensioni di domani e delle persone che andranno in pensione domani, mentre al prossimo incontro parleremo delle pensioni in essere e quindi dei pensionati, le rivalutazioni, la no tax area, quindi i problemi riferiti alle pensioni in essere. Poi abbiamo un incontro che è già prefissato sul versante delle politiche attive del lavoro e quindi delle materie a questo riferite. Quindi la posso dire, questo è quello che possiamo dire in questo momento. Nel merito non abbiamo, come posso dire, elementi da comunicare, perché come potete immaginare c'è un confronto in corso. Quindi stiamo discutendo e valutiamo insieme le posizioni, che non sono ancora posizioni definite, naturalmente. Bene. Avrei una domanda su, Daniel, da quanto ho capito, sono stati curando precoci e soldati. Su precoci c'è una disponibilità del governo all'uscita, siccome si è parlato solo di pensioni di vecchiaia, cioè di anticipo rispetto alle vecchiaie, l'uscita in anticipo rispetto all'anzianità, cioè l'anticipata, ne avete parlato? C'è una possibilità che i precoci effettivamente escano a 41 anni, così come chiesto dai sindacati? Il punto è in discussione, quindi posso dire, non posso darvi delle anticipazioni sugli esiti perché non ci sono, posso dirvi che ne stiamo discutendo. Stiamo discutendo sui precoci. Poi, sui tempi di uscita precoci. Le posizioni sui precoci, il sindacato ha pubblicamente fatto delle dichiarazioni sulle sue, c'è una piattaforma, quindi è abbondantemente pubblica. Dal nostro punto di vista quello che potevamo dire è: siamo disponibili ad aprire una discussione sul tema dei pensionati precoci o dei potenziali pensionati precoci. Quale sarà l'esito? Naturalmente è frutto del lavoro di confronto che stiamo sviluppando, quindi non sono in grado di anticiparlo perché non è per nessuna decisione. Prego. Invece sull'anticipo pensionistico, l'ATE, c'è l'orientamento vostro e quello anche di includervi in pubblico impiego oppure diciamo di limitare il perimetro solo al privato? Adesso, insomma, a me pare che il ragionamento sia quello che è una possibilità. È una possibilità, nel senso che lo schema è: tutti i cittadini che hanno i requisiti previsti possono decidere, facendo i conti,
se vogliono utilizzare quella possibilità, e quindi naturalmente anche i lavoratori pubblici. Quindi anche gli autonomi, tutti i cittadini e tutti i cittadini. Certo, tutti quelli che hanno, ma cosa dire, che maturano il requisito, se per adire all'APE si dice devi avere, ti devono mancare 3 anni alla maturazione del requisito, tutti i cittadini italiani a cui mancano 3 anni hanno titolo a fare una valutazione e dire bene, a queste condizioni io colgo l'occasione e la utilizzo. Se siano lavoratori autonomi, lavoratori pubblici, lavoratori dipendenti, naturalmente c'è la cosa che vi abbiamo già anticipato una volta precedente, che è elemento della discussione, ci saranno alcune situazioni socialmente più, tra virgolette, da sostenersi in questa operazione, quindi quelli avranno una condizione diversa da altri, ma sarà perché abbiamo fatto una valutazione che sono, tra virgolette, situazioni che meritano un aiuto, un sostegno da parte della collettività attraverso il fisco. C'è qualche altro particolare sulle entità degli sgravi fiscali? Nella prova ha detto tasse più basse per lavoratori in difficoltà, c'è qualche notizia in più? Sono alla caccia di definizioni? Direi di no, nel senso che naturalmente noi, come è inevitabile, delle simulazioni siamo costretti a farne, se vogliamo avere una idea di dove va questa vicenda, però oggi non sono utilizzabili perché non sono ancora materia definita. Si può confermare però sgravi fiscali? Si possono confermare? Sì, mi pare che questo sia il tema. Noi intendiamo intervenire nella riduzione della rata di competenza attraverso il fisco. Scusi, invece l'assicurazione è qualcosa in più, perché il tema caldo è chi dovrebbe pagare l'assicurazione sull'APE. Che possiamo dinamizzare rispetto all'altra volta, stiamo lavorando perché i costi di un'operazione di mercato siano più bassi possibili, perché è nell'interesse di tutti, e stiamo lavorando sulla platea di chi sarà meritevole di tutela, avrà una detrazione fiscale che gli permetterà di entrare in questo mercato a costi ancora più bassi e quindi in maniera fortemente agevolata. Questo era lo schema l'altra volta e questo è lo schema. L'anticipo è di 3 anni, come confermato? L'anticipo è confermato è di X anni. Sì, in alternativa si potrebbe anche usare N anni. Oggetto di discussione. Bene, grazie.